Nuovo appuntamento con Linea Diretta, siamo in collegamento telefonico con Giuliano Lovascio, capitano e bomber del Serra d'Aricò. Ciao Giuliano, buongiorno. Allora Giuliano, ieri è arrivato un pari esterno, un buon pari esterno in casa della Praese contro una squadra che come voi lotta per i playoff, un primo tempo che non ti ha soddisfatto, come mi hai accennato ieri, nel secondo invece siete andati vicini a vincerla dopo che soprattutto la Praese è rimasta in 10. Sì, esatto, un buon punto su un campo difficile, infatti anche 2 o 3 settimane fa la Sestese aveva faticato tanto per portare a casa i 3 punti, però sicuramente potevamo fare di più, cioè abbiamo i mezzi e le possibilità per poter fare di più. Ecco, secondo te appunto cosa può dare il là ancora al Serra di Co per raggiungere realmente i playoff? Più che altro adesso siamo mentalmente liberi, cioè siamo tolti dalla zona calda, non abbiamo né pressioni né problemi di classifica, dovremo cercare di giocare un po' di più, divertirci un po' di più senza figli, invece ieri, soprattutto nel primo tempo, non è successo, cioè, abbiamo sbagliato completamente l'approccio, anche tatticamente abbiamo sbagliato diversamente da come avevamo preparato la partita. Alla fine abbiamo fatto un primo tempo dove dovevamo andare a riposo sicuramente in svantaggio, invece abbiamo tenuto a galla, con il tempo meglio, ma era una partita da portare a casa. Perfetto, ti ringrazio. A presto. Grazie a te. Ciao, Ciao, grazie. buona giornata. A te. Ciao.